Benvenuto alla lezione numero 1 di OMS, il software per i mercatini dell'usato di Oxisoft. Nella prima lezione vi farò vedere come inserire i clienti e la merce ad essi associati. Clicco su conto vendite, scheda cliente merce. La scheda è composta da tre linguette. La prima è l'elenco dei clienti in cui io posso andare a fare delle ricerche per nome o cognome del cliente, per tipologia cliente, per numero di fattura, il numero del mandato, un codice oggetto che ho, la descrizione degli oggetti. Comunque dopo ti farò vedere meglio come funziona la ricerca. La seconda linguetta è l'anagrafica del cliente e la terza linguetta è la linguetta che identifica tutti gli oggetti associati a quell'anagrafica cliente. Ma procediamo con ordine. Andiamo a vedere come inserire un nuovo cliente. Per inserire un nuovo cliente basterà cliccare su quest'icona qua, nuovo. In automatico il programma mi assegna un codice cliente. Ora qua vado a mettere nome e cognome. Il nome e cognome va ripetuto anche qua, in queste due caselle separate. Posso automatizzare questa procedura facendo doppio clic sul cognome e spingendo F2 sulla tastiera. In automatico il software mi va a riempire la casella nome e cognome. Andrò a compilare gli altri dati. Mi raccomando, è importante la seconda linea dell'indirizzo compilarla esattamente in questo modo per compatibilità nella creazione dei file XML della fattura elettronica. Procedo oltre a compilare gli altri dati. Il codice fiscale. Allora, il codice fiscale posso scriverlo ovviamente manualmente, quindi iniziare così, oppure leggerlo con una pistola barcode, o nel caso il cliente non lo avesse con sé, spingendo sempre F2 sulla tastiera posso andare a generare il codice fiscale. In automatico il software mi genera il codice fiscale del cliente. Procedo oltre, qua metto il numero della carta di identità, l'autorità, rilasciato il... Qui posso prendere delle note libere per il cliente. Posso assegnare una tipologia al cliente. In questa casella invece posso mettere la scansione della carta d'identità o dei documenti che voglio. Il bottone attiva controproprio per questa anagrafica serve perché alcuni mercatini lavorano non solo col conto terzi ma anche col conto proprio. Attivando il conto proprio verranno attivate delle funzionalità diverse per quel cliente. Noi andiamo a vedere in realtà il conto terzi, quindi lo lasciamo disattivato. Passiamo alla scheda merce del cliente. I dati necessari sono quelli in verde, quindi mi richiede la data di entrata, spingendo su F2 mi dà la data di oggi, descrizione e la descrizione dell'oggetto, in questa scheda posso selezionare lo sconto nel caso l'oggetto abbia uno sconto. Per sconto si intende dopo quanti giorni il prezzo viene calato per aumentare così le possibilità di vendita. In questo caso io lo lascio vuoto, la quantità 1, metto il prezzo di vendita e la percentuale di ricavo del mercatino. In questo caso su 100 euro di vendita
45 euro andranno al mercatino e 55 al cliente. Inoltre posso mettere la marca, la taglia e il colore per l'oggetto, nel caso l'oggetto ovviamente ne abbia necessità. Faccio inserisci. Poi posso andare a inserire di nuovo altri oggetti. Quindi mobile antico 200 euro e ho aggiunto un'altra riga e continuo così fino a che non ho finito ovviamente tutti gli oggetti del cliente. Quando ho terminato clicco su salva. In questo modo ho salvato il mio cliente. Adesso devo stampare che cosa? Il mandato di vendita. Quindi clicco su stampa, faccio due clic su mandato e il software mi genera una stampa con due fogli. La prima è il mandato di vendita e la lista oggetti. La seconda pagina invece è il mandato di vendita vero e proprio. Il mandato di vendita è personalizzabile da parte vostra, quindi se avete già un testo possiamo innestarlo direttamente nella stampa. Si procede poi all'inserimento delle etichette, quindi cliccando su etichette è già tutto preimpostato, basterà cliccare su stampa e in automatico verrà fuori la stampa di tutte le etichette con il codice a barre, la descrizione, la data d'ingresso e il prezzo. Ti ricordo che tutte le stampe sono personalizzabili, quindi possiamo personalizzarle esattamente come desideri. Torniamo indietro, quindi chiudo questa scheda e sono di nuovo sulla scheda del mio cliente. Chiudo anche questa. Il giorno dopo il cliente potrebbe ritornare e chiedere, anzi portarmi, dei nuovi oggetti. Quindi io cosa faccio? Entro in scheda merce, cliente, faccio cerca, quindi sono nell'elenco clienti, vado a richiamare il mio cliente, due clic, vado nella scheda merce, cliccando su modifica, infatti prima avevamo cliccato su nuovo perché il cliente era nuovo, in questo caso il cliente esiste già, clicco su modifica, vado a integrare la sua scheda con gli oggetti nuovi che ha portato. Una volta finito l'inserimento, clicco su salva. Per modificare una riga, come si fa? Si clicca sempre su modifica, due clic sulla riga che voglio modificare, faccio tutte le modifiche del caso e faccio di nuovo inserisci. Alla fine clicco su salva. Ora devo ristampare l'elenco oggetti, però solo degli oggetti nuovi che il cliente ha portato. Come faccio? In queste due caselle qua gli dico: io voglio stampare solo gli oggetti del 2308. Stampa, mandato. E il software mi va a stampare solo l'armadio, ovvero l'oggetto nuovo portato dal cliente. Stesso dicasi per le etichette, quindi cliccando su etichette lui di default me le propone tutte. Io qua vado a imporgli la data, clicco su filtra e mi fa vedere solo i nuovi oggetti portati. Ok. Altra simulazione, io voglio sempre andare scheda elenco clienti e cercare, non so,
un oggetto quadro. Quindi scrivo nella descrizione quadro, faccio cerca e mi fa vedere tutti i clienti che hanno un quadro all'interno delle loro schede articoli, della loro scheda merce. Cliccando su elenco merce vedo anche il dettaglio dell'oggetto. Con due clic sopra mi viene caricato la scheda del cliente. Ok? Bene. Allora, il passo successivo qual è? Rientro sempre in scheda elenco clienti, faccio cerca. Clicco sul cliente che voglio, quindi con doppio clic, vado nella parte merce e voglio inserire un nuovo sconto ad un articolo perché non lo avevo inserito, quindi lo voglio inserire ora. Come faccio? Clicco su modifica, faccio due clic sulla riga dell'oggetto che voglio modificare e seleziono la tipologia di sconto che gli voglio applicare. Fatta la modifica, faccio inserisci e salva. Le tipologie di sconto e anche la tipologia di merce. La tipologia di merce è ad esempio quadri, mobili, quindi le potete comunque decidere voi. Sono implementabili da parte vostra cliccando su questa freccia. Quindi clicco sulle frecce a fianco dei menu a tendina, vado ad inserire le voci che voglio. Quindi, ad esempio, andiamo a cliccare sulla voce degli sconti. Clicco qua. Io qua ho l'elenco di tutti i miei sconti, ne posso creare illimitatamente. Andiamo a vedere come si crea uno sconto. Io faccio cerca primo codice libero, descrizione, sconto, facciamo un 30 più 50 ad esempio come descrizione. La tipologia di sconto è uno sconto doppio. E gli dico che farò uno sconto del 30 prima, del 50 poi. Il primo sconto lo faccio trascorsi 60 giorni e il secondo sconto lo faccio trascorsi altri 30 giorni dal primo, quindi in totale 90 giorni. E clicco su la mia spunta verde. Se voglio inserire invece delle tipologie di merce, clicco sempre su questa freccia verde qua e funziona esattamente come prima, quindi faccio cerca primo codice libero, TV ad esempio, e faccio inserisci. CD e musica e faccio inserisci e così via. Se voglio modificare invece una voce già presente, basta farci due clic sopra, faccio la mia modifica, clicco sulla spunta verde. Direi che come prima lezione è già abbastanza, quindi avrai un po' da esercitarti e potrai inserire tutti gli oggetti che vuoi. Ti aspetto per la seconda lezione.